Hello girls, allora la lordura dei sacchi di Shein non smetterà mai di scioccarmi. Allora, parte 1 di un mega ordine Shein che è stato diviso in due, dovrebbero arrivare oggi. Una è arrivata con SDA, l'altra arriverà con GLS. Ma io con il corriere GLS ho sempre problemi perché non vuole consegnare. Qua l'unico che si fa le scale è il corriere SDA. Ora io mi leggo i capelli. Bellissimi i miei braccioni. Allora, ora questo GLS sicuramente mi dirà che piacciono gli occhiali nuovi. Ne ho preso un paio così, anche neri ovviamente. Allora, io ho sempre... Ah, il tappeto. Io ho sempre problemi con il corriere GLS, perché mi dice sempre... Perché ha un negozio, no? E mi dice sempre, puoi dire a tuo marito che passa lui, perché sai, io così... Oppure mi dice, non c'era nessuno a casa. Io, che esco una volta a settimana. Bartolini invece mi dice, te lo posso lasciare al Bartolini Point? Ma picchi? Ma picchi? Consegna. Cioè, Seppi non si lamenta se gli dicono un giorno di zappare in campagna invece di raccogliere. Ma non incominciamo a disturbare. Vai via, grazie, perché già mi hai fatto venire i 5 minuti per stamattina. Perciò, vai! Un signore d'accompagno, mamma. Allora, ce l'hanno messi in barri a bustarelle. Usciamolo così mi levo sta cosa da dosso, mi faccio questi schifi a mezzo mentre ci buttiamo la plastica. Aspettate un attimo. Allora, ora io man mano che prendo le cose le sistemo. Allora, ho preso questo qua. L'ho preso, questo è quello per Ellie, ovviamente, perché è piccolo. E l'ho preso anche a Emma, però è andato a finire nel pacco che mi deve dare GLS. Ora vediamo sto GLS quando lo porterà, perché ripeto, ogni volta mi dà problemi che le cose se le porta nel negozio e fa il GLS point, che dobbiamo tutti andare là a prenderlo, perché lui sinceramente si scoccia di portare le cose a casa delle persone, ed è una cosa che mi urta tantissimo. E la stessa cosa la fa anche Bartolini a volte, che mi dice, signora, ma io però, sa, non trovo parcheggio. Io mi faccio al balcone e c'è tutta la strada vuota. Perché? Perché io ho una scala esterna per arrivare qua. Purtroppo sono tipo 60 gradini, ma che ci posso fare? Ma ora scendo io, che dici? Comunque, invece poi per me, perché ho preso cose per me, cose per Emma, non so se già l'ho detto, ho dovuto interrompere il video perché c'è un disturbatore seriale. Comunque, ho preso questo vestito con questa fantasia così. Se volete qualche link, scrivetemi su... nei DM di Instagram, che io ve li mando, perché sinceramente a prendere tutto e fare link dovrei mettermi al PC, ci vuole tempo e tutte queste cose qua. E invece se vedete qualcosa che vi interessa, per favore mandate, no, per favore, sentitevi liberi di mandarmi un DM su Insta e vi mando il link. Comunque questo vestito è così, quindi è uno di quei vestiti ciao tatuaggio, è spezzato sotto il seno e con l'elastico e anche la sua cintura, che fa sempre comodo. Ed è, diciamo, corto, ma forse sembra leggermente asimmetrico, ma non penso, poi lo proverò. Io ovviamente non faccio i try on perché non sono un influencer che può permettersi di fare queste cose. Poi questo dovrebbe essere, si è caduta qualcosa. Ok, qua vabbè, un pacco di scrunchies ho preso per me e per Emma. Di vari colori che si abbinano a abbigliamento vario che abbiamo per stare in casa. Poi una cucchiarella random per fare le polpette, che una volta l'ho visto in un video che una signora faceva le polpette con questo mestolo e l'ho trovato 1,50 euro. Questo vestito è di Emma e dovrebbe metterlo, finisce uno e tacca nautro, dovrebbe metterlo per il battesimo della cuginetta. Guardate com'è carino, ha queste bretelline così e poi tutta la manica svolazzante. Il modello è sempre quello di che tipo che piacciono a me. E poi un buzzo, glielo proverò. È pesante, nel senso, cioè scende, non è di quelli leggerini magari che si rimane a culo di fuori, però è bello. Ti piace? Con te sto parlando, ti piace? Sì o no? Ok, lo puoi dire sì. Ti piace? Ah, poi te lo provi, così se va bene ce lo teniamo. Poi cosa c'è qua? Ho comprato questo per la spiaggia. È un ventilatore USB. Ora non lo so se è carico un po' o no. Sì, è carico. Allora, ragazzi, funziona. Perché io scasso sempre i ventilatori e i ventagli, e me li scassa anche Emma. E quindi, guardate,
Che carino, ce ne sono di vari prezzi, io ne ho preso uno proprio cheap. Qua c'è il bottoncino, qua c'è il coso per caricarlo e c'è un cavetto. Un cavetto anche per caricarlo, questo è B. E stiamo a posto, c'è anche il buchetto e c'è dentro il laccettino per appenderlo. Io questo qua poi lo metto nella borsa del mare e ce lo porteremo a mare per un goppa a spiaggia quando c'è caldo. Poi un altro di questo, perché lo devo regalare a una persona che so che lo voleva. Ah, questo me l'hanno mandato blu, c'erano tanti colori. Io devo buttare tutte queste buste bustarelle. Allora, due me le devo conservare di quelle grandi perché le lavo e ci metterò i costumi bagnati, e se ce n'è qualcuna proprio grande grande ci metterò i telomare bagnati, perché comunque io telomare ho quelli di telomare, ho quelli sottili sottili di microfibra, quindi ci posso mettere le cose bagnate, mi servono. Però il resto lo possiamo buttare. Ma mi porti il telecomando di Alexa che c'è il foderino, che io lo provo. L'ho preso, erano un euro, ce ne sono di tanti tipi. Sì, quello di Alexa, perché le mie figlie lo continuano a buttare a terra in continuazione e si apre e praticamente c'è anche per il modello nuovo. Saluta Emuccio se vuoi salutare. E vediamo, io lo metto, poi lo disinfetto dopo, perché infatti era già spaccato ed è nuovo questo, me l'hanno sostituito. Tieni Emma se ti serve. Ok. Ho preso quello, è costato tipo, aspettate che io butto questo qua dentro, così facciamo prima. Poi questo qua nello spacchetto ve l'ho fatto vedere nello scorso ordine, lo devo regalare, quindi lo metto qua. E Muccia piano, non c'è bisogno che cacoto lì a tuo suoro per giocare. No. Poi questo è per Elisabetta. Ho preso un po' di cose per Ellie, tipo giornaliere, così. Guardate che carino, ha il body incorporato e il gonnellino, e lei ha delle scarpe di questo colore tipo jeans e anche delle scarpe nere con i fiori, con i fiorellini rosa, quindi posso metterti, sono delle espadriglia. E quindi posso mettergli qualsiasi. Penso che la misura vada bene. Ho preso 80 perché lei porta, cioè lei domenica fa 11 mesi e porta la 9-12. Scusa, sta bene. Mi disturba, ma sì. Come si chiama? Foderino, Emma. Emma, dai, che c'è? Famiglia ha il portatelecomando. È un portatelecomando, sì, così non si rompe. Ma non tirare il laccio perché lo rompi. Ok, okay? Non lo tenere in mano, non è una borsa. E quindi questo qua è molto carino, l'ho pagato poco. Siamo nella pila dei vestiti da lavare. Questo è sempre per lei, è una tutina. Allora, quello non è un materiale, sarà fresco, ma è tipo la maglina. Io non sono bravo con le descrizioni dei materiali, perché appunto io non capisco un cazzo e compro le cose a matula, come si dice qua. Ah, c'è il cordino pure, vabbè. Io ho comprato questa tutina a Ellie. Guardate che carina, a pantaloncino, ci sono i bottoncini, io nemmeno l'avevo visti che c'erano i bottoncini, e anche la sua cinturina, perché questi sono pratici se vogliamo andare alla villa, se devo scendere a comprare qualcosa al volo, per andare al centro commerciale, perché la siedo nel carrello, e quindi sai, col gonnellino, qualcosa di più. Però è carina, questo sembra tipo cotone, non lo so se effettivamente è cotone, però sembra cotone. Buttiamo le plastiche. Poi sempre per Ellie un altro vestitino che serve tipo così, sono tipo quelli di H&M, però non li ho trovati scontati per lei, tipo quando li buttano a 2 euro a qualcosa. Ma questa è una stoffa orribile, proprio cinese. Mettiamo la carta con la carta. Però questo qua per andare a mare, la fantasia è carina, per andare a mare è carino, però la stoffa non è tipo poliestere, non lo so se la bambina sentirà un caldo madornale, non lo so, vediamo. Uh. 95 poliestere e 5% è la stampa, vabbè, comunque. E sempre ho preso la 9-12 perché per ora, quindi è inutile prenderlo più grande perché lei appunto è minuta e veste una 9-12. Questo dovrebbe essere l'altro di Emma, sì, che è un po' principesco per il suo compleanno. Guardate com'è bello, ha il fiocco dietro nel collo. È mio. Sì.
e poi ha tutto questo tulle così. Il colore sembrava molto più rosa, questo è più corallo, quindi penso io lo metterò con le scarpe bianche, il giacchino bianco, perché lei ha le scarpe, un paio di scarpe per uscire rosa con le paillette, con i brillantini e un paio bianchi, quindi il rosa quando non è uguale non mi piace, quindi li metterò con le bianche. Molto carino, sembra di perfetto ballerina, effetto tutù, è un po', non è tanto principesco, è un po' più da ballerina. Guarda, è il tutù, poi te lo provi, ok? Cappuccetto rosso, poi te lo provo. Ok. Mettiamo. Questa è una cosa nera, quindi probabilmente è mia. Che cos'è? Madonna mia, che stronzata. Allora, ho preso un paio di ciclisti, perché io in casa uso i ciclisti, però li uso di cotone, ne ho un paio del Decathlon, poi ne ho un altro paio di Chiabi, ne volevo un altro paio ancora, da mettere sotto il vestito del mare per arrivare a mare, perché mio marito mi fa andare in una spiaggia che ci vuole un'ora e mezza per arrivare, perché andiamo a Marina di Noto molto spesso. E quindi, però questi qua sono tipo maglina, nelle recensioni c'è scritto che sono molto freschi, beh. Speriamo, sono tipo in maglia, buona, ve li provo, questa roba si deve tutta provare. Mettiamo, mi raccomando, se volete il link di qualcosa mi dovete scrivere. Questo invece è di Ellie per il suo compleanno, sempre lei con la tulle, sempre il modello bellissimo è molto... Bellissimo per sì, amore, mi fai cadere il cavalletto. Questo anche alla cintura, allora, alla cintura si fa, è un nastro rosa la cintura. Emma, no, Emma, ascoltami, non esiste proprio che tu corri qua, perché mi fai cadere tutto per terra. Guardate che carino. E questo lo metterà per il suo compleanno e poi lo potrà anche sfruttare, perché dovremmo avere un battesimo verso settembre, così già io ho il giacchino bianco che era di Emma, le scarpette e tutto. Questa è bella grande, me la conservo. Poi questo poncio è mio, poncio, kimono, scusate. Un'altra nazionalità, mi piaceva sulla ragazza, questo però nemmeno ce l'ha la cordina, la cintura, però vabbè, comunque a maniche corte, aspettate che mi alzo, non lo userò per il mare, lo userò per uscire. Guardate che carino, questo ve lo posso fare vedere, molto carino. E io già ne ho uno con i fiori di Shin che presi l'anno scorso. Che c'è Elisabetta? Ma devi mettere qualcosa per lei però, perché lei non se la guarda la favoletta. Per cortesia, perché devo finire, ancora c'ho tante cose. Emma, please, e sbrigati, non mi far arrabbiare. Poi ho preso una borsetta per il mare. Ti devi muovere, Emma. Guarda Ellie, guarda. Chi sta ora? A mia, mille mia. Guarda, c'è Carolina. Ok, ho fatto una grandissima stronzata perché è minuscolo. Allora, anche il coso che si mette giù, ma è tipo cartoncino, Fabriana 4. Sì, ora ti faccio scendere. Allora, anche la taschina. Allora, se io non avessi figli, magari sì, è piccoletta, è proprio piccola, non ci ho fatto caso quando ho comprato il bottone. È carina per andare a mare, ma è carina solo per metterci le cose mie personali, basta. Non per metterci tovaglie e tovagliette. Aspettate un attimo. Tovaglie sarebbero gli asciugamani. Vai, vieni. A giocare con Emma, vieni. Hopla. Giù dal seggiolone. E non incominciare, ma dividi. Falla giocare un po'. Ecco di questo. Emma, smettila, non essere cattiva. Poi ho preso per la casa un... Emma, non cominciamo a chiacchiera, mamma, che mi fai furia la testa. Mi serviva un tappeto per l'entrata, ne ho uno nero e grigio che diventa... No, nero e bianco che diventa uno schifo, e quindi ho preso questo. Ma questo è bello perché c'è scritto hello. Non aderirà a terra sicuramente, perché sti gommini sono troppo piccoli. Allora, dalla cosa sembrava tipo fibra di cocco, invece è soltanto disegnata, è tipo velluto, ma va bene, pazienza, va bene lo stesso. Devo comprare il coso per tenerli a terra, sapete quella rete che non lo fa scivolare. L'hanno piegato gli animali che sono, e qua ovviamente si è un pochettino rovinato. Comunque, il cuoricino avrei preferito non l'avessero messo, ma va bene lo stesso. A me, io quando vedo cose che c'è scritto hello, me li devo comprare. Mettiamo un affetto, è pure piccoletto, ma vabbè. Pacienza.
poi ho preso, cos'è questo? Ah, ho preso il copritelecomando, non lo so se entra in quello della TV o in quello del decoder, perché ho dovuto comprare il decoder perché la mia TV è antecedente, non è una Smart TV, è antecedente al 2017 del 2014 forse. E quindi ho preso un, stavo un euro, ho preso un copritelecomando perché appunto qua i telecomandi si stanno sfracellando. Poi ho preso un pacco di questi, mia mamma nel suo ordine ha preso un pacco di lime, ora ce li smezziamo. Questi cosini qua per levare le pellicine, mi sembra che è stato un euro o 90 centesimi, 2, 4, 6, 8, 10, qua nel mio paese 1,51 euro. Vi ho detto tutto. Il primo bustone è andato. Poi ho preso degli spilli, perché io non ho gli spilli quelli con la capoccia, non ce li ho, non ho spilli, non so che fine abbiano fatto. E quindi ci stavano questi qua, ci stavano, che sono molto carini. Guardate, non vorrei farli cadere e arriva Elisabetta tipo in 3 secondi a fare il danno. Vabbè, non riesco ad aprirlo ora con tranquillità perché ho Emma anche che gira, mi fa girare la testa. Sono con la... Ellie, stai attenta. Con la testa a bottoncino, sembrano dei bottoncini la capocchia. C'era anche con le farfalle, se vi interessa. Emma, non incominciare a fare gira-gira perché dà fastidio. Ok, poi passiamo all'altro bustone. E abbiamo quasi finito, perché poi c'è l'altro pacco, vediamo come va a finire. Allora, ho preso un altro tappeto che mi serviva grigio. Questo c'è in varie misure. E questo l'ho preso per l'entrata dal balcone, perché questo è quello che trattiene lo sporco in teoria. Non lo so fino a che punto, comunque. Però è grigio, anche se si sporca più facilmente non sembra. Però questo invece ha la gomma più... quell'antiscivolo. Guardate. Questo è ottimo per davanti, è proprio tipo uno zerbino. Questo lo posso mettere benissimo davanti al balcone. Il costume. Poi ha questa aletta così che non è che mi sconfinferà tanto, però... io voglio questi coperti, ma vabbè. Guardate che carino, questo sembra tipo quel cotone garzato, ma comunque non so se... ho la luce di fronte, non lo so se è molto trasparente, non si vede. Comunque questo lo laverò, a parte che questo butterà nero come se non ci fosse un domani. E poi l'ultima cosa, ho comprato un vestito lungo che indosserò ovviamente con un giacchino, che non so se prendere sushino o utilizzare uno che ho io, tipo che sembra fatto all'uncinetto, perché è con le braccia di fuori. E quei vestiti, aspettate, vi faccio vedere. Io ce l'ho uno, l'avete visto, è nero, ho solo quello. Quelli che si arricciano, guardate. È bello lungo e ha uno spacco molto profondo. Lo spacco praticamente mi arriva a metà coscia, quindi me li farò accorciare un po'. Sono da tutti e due lati, no, da un lato solo è lo spacco. Alzati Emma, vai via da là, perché sta venendo tua sorella e mi butta i vestiti per terra. Move. Io non ho capito perché a 5 anni bisogna essere così ribelli. È una cosa allucinante, a qualsiasi cosa io dica è sempre no, è sempre dopo, è sempre no. Comunque, questo si arriccia davanti e dietro ha il suo laccettino per chiuderlo. Se vi interessa questo qua me lo dite che vi mando il link. È sempre arricciato sotto il seno. Io, quello è il modello di vestiti che io uso per la maggiore. Sì, vicino all'aspirapolvere, così Elisabetta mi butta la Dyson. Ma se ti scatti sembri così stuortere fare. Non potevi aspettare 5 minuti che finivo di fare il video, che ci dobbiamo ma questionare che ci si cristiani. Non lo so. Ti metti là, vicino al balcone. Ascolta, questa non è a discernimento a 5 anni. A 5 anni, quasi 6, perché ora fa 6 anni, Emma. Discernimento, ascolta, ho finito il video, quindi stai zitta che finisco, dai. Così almeno ne levamo pensiero, perché fare i video per me è un passatempo, un qualcosa, ma siccome lei è sempre qua, non è che dice ok, lo faccio la mattina, lo faccio il pomeriggio che lei non c'è, lo faccio la mattina che lei è a scuola. Questo significherebbe che 3 mesi di estate io non posso fare nemmeno un video, perché Emma deve rompere, perché Emma deve intromettersi, perché Emma deve fare la monella. Poi dice una diventa una mamma monella e cattiva, come mi dice lei, se la metto in punizione. Ma è idea che si cerca, perché non se ne può così, così non se ne può. Dispetti, lo fa apposta, è insopportabile. Ma penso di non essere l'unica in questa situazione, ma comunque sì. Che stavo dicendo, quindi sto aspettando quest'altro pacco, che ho preso un bel po' di cotine pure. Aspettate. Ho
provato anche a chiamare la sede GLS zona, ma non rispondono manco se muore. Io nell'altro pacco ho preso ho preso delle fascette, dei cerchietti per le bambine, dei fermaglietti, una borsetta per uscire per Emma, quel vestito che avete visto per Emma, quello con gli unicorni che ho preso lì, l'ho presa ad Emma, e ho preso un costume Elisabetta che era 2,79€, non mi piace tantissimo, però è un costume in più ed è carino, perché sempre su Shein, se vi ricordate, io ho preso quello con la t-shirt e mi sto trovando bene, però me ne serviva un altro, non si può sapere mai, può sempre servire, così abbiamo due costumi a testa e io sto a posto. Comunque tutti gli accessori per i capelli e cose del genere, cerchiettini, guardate che bellino questo, questo io l'ho preso per me, a Emma, per metterlo con il vestito, quello col tulle oppure con l'altro, non lo so. Poi ho preso questi fiocchi, sempre rosa, comunque ve lo faccio vedere poi appena arriva, spero di poter fare il video. Ho preso questo pacco di cerchietti, 3,50€, perché piacciono anche a me, mi piacciono questi piccoli pompon, perché sinceramente qua al mercato questi cerchietti così con un odore un po' più particolare non sono un euro, sono 1,52€, io qua li ho pagati 3,50€. Shein conviene sempre. Qua c'è un negozietto che vende cose per i bambini, aveva un sacco di queste fascette, i cappellini quelli a turbante, le scarpette di Shein, secondo me comunque cinesi, come le scarpette, diciamo, scendipulla tipo a ballerina, sneaker, che su Shein andavano 3€, 3,50, 5€, qua le vendevano 10€ un paio. Io capisco che tu ordini magari da Shein, non ordini con la partita IVA, però se li paghi 5€ li vuoi vendere 7, vuoi vendere 7,50, che c'è la comodità magari che li prendi subito, non devi aspettare Shein. Però Shein comunque ormai, anche nel mio paese, che comunque la gente è scettica con i cinesi, è scettica per usare le carte su internet, è scettica per comprare roba su internet, cioè poi quando tu gli dici di ordinare un qualcosa su Amazon, fino a poco tempo fa, su Amazon oppure su Shein, ti guardano come se fossi un alieno, no, le cose cinesi su internet che ti clonano la carta. Per carità, succede che clonano le carte, ma non è che succede perché compri da Shein, succede per altri motivi, perché magari sei stupido e clicchi sulle email quelle spam e allora magari riescono a ad arrivare ai tuoi dati. Comunque ce ne sono mille motivi per cui ti clonano la carta, non è perché compri su Shein. Gente che non si fida e ti dice se per favore gli ordini le cose su Shein con la tua carta, perché è meglio che ti inculano, scusando una frase a te, no, no, perché loro hanno paura che gli clonano la carta. Ma io che sono un scema, allora che uso, ti faccio l'ordine, ad esempio, se ci fosse tutto questo pericolo, tu che fai? Fai clonare la carta a me, fai rubare i soldi a me, perché devi fare l'ordine, cioè, cose senza senso. Però nonostante questo, Shein ha preso molto piede anche qui, che io vivo nel culo del mondo, come vi ho sempre detto, e quindi sì, anche Amazon Prime, la gente veramente li fa lavorare con qua. Che tu dici, Erika, è la normalità? No, non è la normalità, perché ripeto, prima del lockdown, che la gente era abituata ad andare al centro commerciale o nei negozietti, ma abbassa il volume un po' della voce, era abituata comunque ad andare nei negozi ed era molto diffidente di cosa se arrivano i tracking code, numbers non esistono, chissà se si rubano i soldi, detto in siciliano, chissà se rubano i soldi, chissà se arriveranno mai queste cose. Ma non stiamo parlando di Shein o AliExpress, stiamo parlando di siti come Zalando, come Amazon, proprio quelli proprio più famosi, proprio i colossi, no? E quindi vabbè, qua è gente che io ho parlato con persone, no? Giovani, più o meno la metà, giovani ragazzi, perché ho 36 anni, giovani, non sono boomers, ok? Ma poi, pur essendo boomers, mia mamma se lo fa da sola l'ordine su Shein e me lo fa arrivare a casa mia. Emma, devi abbassare il volume, te l'ho chiesto per cortesia. Praticamente, che stavo dicendo, perde il segno, perde il filo, che sto ricevendo, veramente mi sta mangiando. Ho dimenticato quello che stavo dicendo. Che stavo dicendo? Che mia mamma, nonostante una boomer, si fa l'ordine da solo. E qua, qua prima, vabbè, cerco di andare indietro, vediamo se mi viene di nuovo tutto il senso che stavo dicendo, tutto quello che stavo dicendo. Allora, prima del lockdown qua non si facevano ordini, qua erano abituati, andavano nel negozietto a farsi proprio spillare soldi dei negozietti, tipo quelli di abbigliamento o tipo la mela sanitaria per dire, con i vestiti dei bambini, oppure il negozio di casalinghi. Ragazzi, cose che se tu vai al centro commerciale
le trovi no a un euro, due euro meno, qua stiamo parlando a botte di 10, 20 e 30 euro l'abbigliamento. Oppure il negozio di abbigliamento del signore italiano che ti vende sfacciatamente i vestiti, che vende il cinese con la bancarella che si mette proprio di fronte a lui per il... ormai non più perché il mercato hanno spostato, comunque il mercoledì facevano il mercato, tu entravi in questo negozio, andavi nella bancarella di fronte a lui, stesse cose, la differenza era 10, 15, 20, 30 euro meno. E non mi venite a dire il cinese perché non paga le tasse, il cinese può pure non pagare le tasse, ma ascolta, da me non le paga manco quello, ok? Perché se ti compri 100 euro di roba ti dice ti posso fare uno scontrino da 20, quindi un cinese fa schifo, ma pure un siciliano non ha babbia, ecco, proprio la dico siciliano per farvi capire, io non posso, non prendo le parti dello straniero, anche se per me gli stranieri non esistono, nel senso siamo tutti cittadini del mondo ed è giusto così. Stiamo facendo, sto facendo un discorso un pochettino troppo importante per quattro pezzi di sci. Quindi prima di comunque ci fosse sto cazzo di lockdown, nessuno gli veniva in mente di ordinarsi calzette e mutandine da Amazon oppure Decathlon, scarpe su Zalando, nessuno. Ma per questo io mi sciocco, perché effettivamente fino a due anni fa era tutto visto con come si dice, con sospetto. No, chissà se arrivano, no, se rubano i soldi sulla carta, poi vabbè, lo so, io mi scrivo napoletano e siciliano, ma voi ormai la mia lingua la capite. Oppure no, le cose cinesi ti bruciano. Poi te li vai a comprare nel negozietto, anche questa che vende i vestiti dei bambini, molti sono cinesi, sono andata a comprare i calzini, e sono cinesi perché la marca era Yuanzi. Ok, si capisce quando è una cinesata, e me li vendi un paio di calzette 1,50 euro. Poi tu mi dici io vado da Primark, vado da H&M. Ah sì, stavo dicendo questa cosa, io ho parlato con persone per tanto tempo e dicevo sì sì, perché io compro da H&M, io li prendo da H&M, io faccio questo e lo ordino da H&M, e mi guardavano come su H&M fosse chissà. Ragazzi, gente che non sa che H&M è H&M, ma è quel negozio H&M. Facciamo parte della stessa generazione e non c'entra, perché io sono americana e si dice H&M. No, perché l'alfabeto inglese l'abbiamo fatto tutti alle elementari. Ok? Mia figlia conosce, va bene che perché la mamma che ha insistito e tutto, però già mi pare che dalla prima o la seconda elementare, non lo so, e ora comincia la prima, vedremo, fuck in alfabeto inglese si sa, quindi M non ci vuole l'archescienza, H magari ti puoi confondere, però cazzo, gente che ha il diploma, gente che è giovane, gente che fucking usa lo smartphone, e non, per tanto tempo erano perplessi di questo H&M, fino a quando una volta mi ha detto ma tu mi dici sempre su H&M, H&M ma dov'è? E io, ma guarda, se vai alle porte di Catania, ora non c'è più, hanno aperto Epicasa. Comunque gli spiegavo, guarda, a livello inferiore di fronte, proprio, proprio vicino Candida, vicino, se ti disturbo però è lì andato sotto il mio tavolo, non fa niente perché quel tavolo è alto, non sbatte la testa, è proprio vicino Chico, poi c'è Candida e poi Giri, che è un reparto, comunque lì in quel punto c'è Primigi, altre cose per bambini, guarda, è proprio là, è grandissimo, non ti puoi sbagliare. Scusa, ma allora è quel negozio che c'è scritto H&M? Sì, H&M. Minchia, Marice H&M, chi mi dici H&M? Ma come chi mi dici H&M? Ma come te lo devo nominare? Non lo dovrei chiamare manco H&M, lo dovrei dire in tedesco, perché quelli tedeschi, che cazzo sono, tedeschi, svedesi, che minchia, che cosa sono? Sì, ho questo linguaggio molto colorito davanti ai miei figli. Non mi ricordo Hennes e Moritz di dove sono, ma non sono americani, non sono inglesi, non mi ricordo se sono tedeschi o comunque del nord Europa. Non dovrei dire nemmeno H&M volendo, va? Se proprio la dovrei dire tutta, ecco, è arrivata per lì. E quindi questo, quindi vedete un po' l'ambiente dove vivo io. Comunque ora Shin ha preso abbastanza piede, mi ricordo tempi in memoria in cui io frequentavo il mercato, c'era anche un banco del mercato pieno di queste buste. Però il signore mi diceva, signor, non le può aprire le buste, e cacatta, scatola chiusa, e che me la compro senza sapere che cosa c'è, perché di fuori c'era una piccola etichettina e magari c'era scritto tipo vestito 1XL, e se poi fa cacare, che ne so, io so che sono una 0XL oppure 1XL su Shein,
ma se poi quel vestito non mi piace che faccio? No, se no lo deve aprire. E cacatà, ma ammuzzo. Comunque ci sono anche, e ho visto nel sito, nel gruppo Shein su Facebook, che in tanti posti ci sono queste bancarelle piene di Shein. Non ho capito cazzo di me, non ho capito tutto il meccanismo dietro queste bancarelle di Shein. Comunque, che c'è schifo? Che è successo? Aveva preso un'unghia di papà. Un'unghia di papà. Ma che vai dicendo? Perché papà lascia le unghie a casa, papà lascia le scarpe a casa, ma prima c'è un'unghia di papà. Comunque. Ma pensa dove cazzo l'ho preso l'unghia di papà? Ma da che minchia dice? Comunque ragazzi, io ora stacco e vediamo, chiamo di nuovo il la sede centrale di GLS e vediamo se mi danno il numero, comunque lo contattano loro, il corriere, perché ora sono, questo mi chiama stasera alle 7 e mi dice: signora, sono passato qua sempre, lo fa ogni volta, a me non silenzio, a me non arriva quasi niente con GLS, la maggior parte Amazon ora mi ma sto parlando, la maggior parte delle cose di Amazon, no, la maggior parte Amazon ora mi consegna soltanto la posta, il postino, se sono cose pesanti SDA, altrimenti il postino. Bartolini non viene più, Bartolini mi porta Douglas, Zalando ultimamente, e con tutto ciò me li sono dovuto andare a prendere sia Douglas, no Zalando no perché era contrassegno. Douglas me l'ha lasciato al punto Bartolini, perché avevo preso la borsa su Vinted, una borsa su Vinted, stendiamo un velo pietoso di quella borsa, e praticamente me l'ha lasciato là. Mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, siccome ho portato un pacco al punto Bartolini, gli ho lasciato anche quello Douglas, tanto dovevi fare il viaggio lo stesso. Ok, io sono disponibile, tranquilla, però no. Questo è lo stesso corriere quando io ero incinta di 8 mesi di Emma, una volta, più di una volta, e lo sapeva, perché lo sapeva, mi chiedeva se potevo scendere io questi 60 gradini, quindi se io ero incinta di 8 mesi era luglio, perché lui era stanco e non trovava parcheggio, io dovevo andarmi a prendere il pacco, che una volta ho comprato l'albero di Natale, questo era per Emma, non per Elisabetta, perché sono nata tutto il 2 agosto, e mi ricordo che lui mi disse: ascolta, ti dispiace scendere tu perché il pacco è voluminoso, io tipo il sopracciglio, mentre lui parlava al telefono, a me il sopracciglio tipo mi è uscito fuori di qua, tipo cartone animato, io facevo tipo, il sopracciglio facevo what, probabilmente sta... Perché sai, è voluminoso, c'era l'albero di Natale, ho trovato l'offerta e l'avevo preso, cazzo me ne fotte che è luglio, se me lo voglio comprare. Dice: guarda, se per favore te lo puoi venire a prendere tu, questo scatolo che è voluminoso, non so cos'è, però io sai non posso lasciare il furgone, non c'è parcheggio, perché praticamente, ora vi spiego sta cosa, la mia palazzina è su 2 strade, una è un cortile, questo lato qua è un cortile, questo lato qua da dove proviene la luce, io ho un balcone che dà sulla via principale del paese, quindi loro per salire in questo cortile loro devono parcheggiare in questa via, loro non lo sanno perché io sono l'unica in tutta la strada che ha 2 porte, il resto che abbiamo la casa su due strade, su questo cortile alto e su questa strada, o hanno la porta superiore o hanno la porta giù, io sono l'unica che ne ha 2, io ho il portone giù e il portoncino su. Io in quel portone l'ho dovuto disattivare ai tempi di Emma, il campanello, perché innanzitutto la priporta non funziona, nessuno viene mai da quel portone, e in più io giù sotto di me ho un CAF che ha lo stesso cognome di Sebi, quindi le persone non bussavano CAF, bussavano quando vedevano il cognome, quindi mi bussavano a tutte le ore, se la pensavano e venivano alle 7 che il caffè apre alle 8:30, loro provavano a venire alle 7 e mi bussavano a casa, quindi ho detto: io questo campanello non lo uso, questo portone non lo uso, soltanto quando piove, basta, non la uso mai quella porta, l'ho disattivato, quindi a me comunque i pacchi mi arrivano tutti qua sopra nel cortile. Quindi quando loro mi chiamano e mi dicono: signora, in via tal dei tali non c'è parcheggio, io mi affaccio dal balcone, loro non pensano che io abbia il portone giù, loro non sanno che io ho un altro portone giù, lo sa soltanto il postino, infatti il postino, vabbè, col postino l'abbiamo fatta pure buona, poi ve lo dico dopo perché, praticamente mi dicono: non c'è parcheggio, io mi affaccio alle 2 del pomeriggio, qua non c'è nessuno, perché in questa strada qua e quella sotto io conosco tutti,
Cioè, non c'è Sebi, non c'è la macchina sua, non c'è il marito della mia vicina. Il mio vicino e il padre della mia vicina non guida più, gli hanno tolto la macchina al parcheggio. C'è soltanto la macchina di quello di fronte, che abita qua, che è il negozio. La scuola guida di fronte a casa mia è chiusa fino alle 5, quindi non c'è nemmeno la macchina nella scuola guida. Più avanti sono anziani, ma comunque più avanti, cioè io sto parlando proprio del blocco vicino al mio portone. Quindi volendo, in tutta la strada, che è un corso principale, c'è il parcheggio. Ci sono due scale di accesso, una di qua e una di qua, per salire. Sono 60 gradini, hai ragione. Ma è il tuo lavoro. Che cazzo mi sta condanna mia che mi dici che devo scendere io a luglio con una panza tanta perché mi è arrivato l'albero di Natale e tu non me lo vuoi salire, che c'è caldo e non si deve parcheggiare? Sono minchiate, perché io ti vedevo parcheggiato che parlavi con me al telefono. Io ho detto no, guarda, io non è che posso partorire nelle scale. È arrivato tutto sudato, tutto morto. L'anno scorso la stessa cosa, GLS, ho comprato l'aria condizionata, me l'hanno spedita con GLS. Ah, quando ho visto che me la spedivano con GLS, disse caso pene capa questo bus, qua devo fare io un video a parte dei problemi con i corrieri, ma ormai finiamo di parlare. Basta, poi caso me lo faccio a parte per chi gli scoccia arrivare fino alla fine. Basta, vedo che è GLS, cazzo, questo chiama. Signora, non c'è nessuno a casa, sono passato e non c'è nessuno a casa, come faccio per consegnare il climatizzatore? No, no, lei non si sudiasse, proprio. Lei deve venire e me lo deve consegnare lei, perché mio marito torna tardi. Io pensavo, quello si spacca in campagna dalle 4 di mattina alle 2 del pomeriggio e poi si avvenerà a carruzziare il climatizzatore, che ho pagato 60 euro per la consegna, e se lo devo andare a prendere come un crash to guy, perché poi mi esce tutto il mio siciliano, napoletano, wappismo newyorkese. No, dopo che quello si è fatto la sua giornata di lavoro, ta fai pure tu. No, perché se tu mi dici, signora mi viene male, mi dice un orario che magari c'è suo marito, e allora lo saliamo in due. Allora io ti dico, ok, guarda Gioia, vieni verso le sei e mezza, che già sei alzato, sei riposato. Scende e lo salite insieme il motore, che è pesante. No, tu col wappismo mi dici che l'hai portata al tuo negozio, perché questo è un negozio di tutt'altre cose, no? Però risulta, cioè, non è un GLS point. Lui lavora per GLS, che va a prendersi le cose, tipo, come si dice? Non è nemmeno un GLS point, appunto, è tipo, comunque, lavora con loro, si va a prendere sti pacchi e li consegna solo nel mio paese. Lui fa le consegne solo nel mio paese, però lui nel frattempo ha la sua attività. Quindi lui che fa? L'ha fatto diventare un GLS point, si porta i pacchi là e gli dice alla gente di venirsela a prendere. A beddo, a che diventasse spietto? Ma non esiste, devi consegnare. Questo mi chiama e mi fa, no signora, a me è pesante, ma io come faccio? E figlio mio, ma che ti posso fare? Non lo fare il corriere se non ce la fai, non hai manco il carrello per salire le cose. E mentre la lavatrice qua come l'hanno portata, il frigorifero, cioè come me le hanno salite queste cose allora gli altri, che sono cretini, o è venuto l'elicottero? Basta, questo dice, vabbè signora, domani provo. L'indomani ha provato, non c'aveva parcheggio vicino alla scala, come devo fare, bla bla bla. E signora, come devo... Ascolta, se vuoi consegnare e vuoi aiuto, devi venire verso le 6. Prima non devi venire. No, signora, alle 6 io ho il negozio aperto, non mi posso allontanare. Questo si fa le consegne quando il negozio è chiuso, tra l'una e le 4. Ma lo tocchi buona vita mia. Io l'ho visto dal balcone, che questo è sceso dal camion, dal furgoncino, perché ho detto, vuoi vedere che questo gli cade il climatizzatore dalle mani e poi magari non funziona e me l'antappano nel servizio a me? Quindi mi sono messa al balcone a guardarlo, se è stato l'anno scorso, io incinta tanto, lui mi fa, guarda, capisci, nel mio paese ci conosciamo tutti, non lo dico, vabbè, le veterane lo sanno perché non dico dove abito, comunque, ci conosciamo tutti, quindi lo sapevano che eri in attesa, che avevo una bambina di 4 anni a casa, quindi non puoi allontanarti, bla bla bla. Questo mi fa, signora, ma lei una mano non me può dare. Io ti do una mano a caricare il climatizzatore, che sono incinta di 8 mesi, ma chi finisce i sensi? Cioè, se no guarda già, io non posso, già ho il mio carico importante. Va bene signora, questo per salirmi il pacco, penso che le bestemmie, non so dove, quante me ne ha tirate. Ma non lo fate questo lavoro se non ne siete in grado, se vi scoccia campare. A nessuno piace fare lavori faticosi sotto il sole, ma mi pare che Sebi la mattina alle 4 suona la sveglia e ci va a lavorare. Se c'è solo quello, che fai? Quindi io ora non lo so, non lo so come va a finire con GLS, perché ho chiamato tante volte la sede di Ragusa e non rispondo, perché da dove arrivano i pacchi non rispondono, mi tengono in attesa e poi mi dicono che non c'è cosa. Musichina.
come no. Io riprovo, vi mando un bacio, seguitemi su IG, se avete bisogno di link scrivetemi su Instagram che è molto più facile per me mandarvi il link. Vi ringrazio se siete stati fino alla fine, se siete rimasti fino alla fine, hashtag i corrieri pigroni, non tutti, io ho quello di SDA che si arrampica pure dal balcone per portarmi le cose, mi chiama e mi dice se non sono a casa l'ho portata mia mamma perché conosce mia mamma, se ha una cosa al momento non è possibile rispondere, da stamattina alle 9 che mi dicono che non c'è nessuno che può prendere il telefono. Emma, mi state scassando tutta la cesta, tutte e due sorelle. Emma, dagli una cosa in mano invece di fargli distruggere la cesta. La cesta di Vimini, ma stanno spidungiando tutta, ma io non lo so. Vabbè, stacco perché questo video è tipo 40 minuti. Bye girls, ci vediamo al prossimo video.